Storytime, Evoluzione Radio. Amiche ed amici dei social, sono Gianluca Ruoppolo e quest'oggi negli studi di Storytime abbiamo nuovamente il piacere di poter ospitare Maria Ferrara e il dottor Marcello Menapace. Ciao ragazzi, bentrovati. Buongiorno. Buongiorno Gianluca. Voglio ricordare che con entrambi siamo andati alla scoperta di un metodo ABO Plus Nutrizione e Biotipi, giusto ragazzi? Esatto. Allora, quest'oggi inizia un po' un percorso con loro nel quale comunque cerchiamo di approfondire diversi temi che sono presenti tutti nel libro. Allora, iniziamo dai biotipi e quindi cedo la parola subito a Maria. Prego. Grazie Gianluca. Allora, i biotipi fanno parte della nostra costituzione, del nostro corpo, e ci danno l'imprinting a livello sia caratteriale che di predisposizione psicofisica. E sono molto importanti anche per comprendere le nostre potenzialità e i nostri limiti all'interno della nostra vita quotidiana. Approfondiamo anche col dottor Marcello Menapace, insomma, l'argomento biotipi. Allora, i biotipi in verità erano già stati scoperti nell'antichità, quindi la medicina antica sia occidentale che orientale avevano definito e diviso l'umanità, gli esseri umani, in diversi biotipi in base alla loro struttura fisica, perché loro sapevano e si rendevano conto che la loro struttura fisica incideva sulla loro capacità metabolica di poter processare diversi cibi oppure anche di poter resistere a diverse malattie, e quindi hanno diversificato questo. In occidente come in oriente abbiamo diversi tipi di biotipi, appunto. Loro, diciamo così, gli orientali, che sono più famosi, tipo la medicina tradizionale cinese piuttosto che quella indiana, hanno diviso l'umanità in 4, 5, a volte 3 biotipi diversi. Invece in Occidente è sempre rimasto la divisione a 4, quindi aria, acqua, terra e fuoco. Perfetto, adesso vi mostriamo anche delle slide. Cosa abbiamo qui, Marcello, per esempio? Allora, qui abbiamo la divisione delle persone praticamente nelle 4 categorie fondamentali che dicevamo prima. Quindi abbiamo il gruppo aria, che sono quelli, diciamo così, più magrolini, il gruppo acqua, che sono quelli che hanno più problematiche con l'acqua e possono gonfiarsi, hanno questa problematica di gonfiarsi specialmente se mangiano determinati cibi tipo carboidrati. Poi ci sono il gruppo terra, che invece sono molto più resistenti, sono proprio grossi, si vede la loro struttura ben definita. E infine ci sono il gruppo fuoco, che hanno, diciamo così, sono gli atleti per eccellenza, perché sono molto omogenei sia sopra che sotto e di conseguenza hanno quella energia che possono sfruttare nelle corse, eccetera. Esatto, la domanda delle domande: ma questo cambia tra uomo e donna? Sì, cambia. Esatto, infatti vi mostriamo anche l'altra slide, prego. Cambia anche perché ovviamente l'uomo e donna hanno non solo ormoni diversi ma anche strutture fisiche diverse. Ovviamente noi vediamo che gli uomini hanno una forza fisica, soprattutto il fuoco e i terra, che sono molto superiori. I terra proprio hanno questa disomogeneità, diciamo la parte sopra è molto più grossa, possono diventare grandi come ad esempio Arnold Schwarzenegger, perché sono veramente massicci, mentre gli acqua e i terra, gli acqua e aree in questo senso qua, sono molto più simili magari alle donne nel senso di struttura fisica, perché possono gonfiarsi gli acqua, e gli aree invece sono magri, non hanno praticamente poco ossa, ossatura, e poche anche muscoli. Perfetto, e adesso vi mostriamo anche un'altra slide che andiamo sempre ad esaminare col dottor Menapace. In questo caso di cosa stiamo parlando, Marcello? In questo caso stiamo parlando di tutto quello che abbiamo parlato appunto adesso, che è descritto in maniera semplice dentro in questi libri, uno in italiano e uno in inglese. Quello in italiano ovviamente è prodotto in Italia e quindi serve più che altro per spiegare tutte queste cose che abbiamo detto in maniera molto semplice, che tutti possono capire, in modo tale che noi possiamo comprendere noi stessi e possiamo anche comprendere come fare a migliorare nel nostro rapporto con noi stessi prima di tutto e con gli altri. Esatto, Maria, ti chiedo, sì, giusto per ricordarlo, è disponibile solo su Amazon questi due libri? Sì, in Italia soltanto su Amazon, mentre negli Stati Uniti sia su Amazon che altri siti, basta appunto digitare su Google il nome del libro e Marcello Menapace. Benissimo, ma insomma Maria, siete soddisfatti di questi libri? Come stanno andando? È un bel percorso, sì, perché è un viaggio attraverso anche i nostri studi, l'esperienza che abbiamo fatto anche noi di questo approccio e delle persone insomma che ci circondano, quindi assolutamente. Benissimo, e quest'oggi ricordo sono qui entrambi per approfondire proprio il libro, e infatti tra poco stiamo per approfondire un nuovo argomento, parleremo del gruppo sanguigno, giusto ragazzi? Sì, esatto. Restate connessi con noi, non andate via. Ciao! Grazie. Storytime, Evoluzione Radio.